una delle pareti che mi sento di consigliarvi qua a Torino è sita in Corso Valdocco. È un intervento un po' particolare rispetto agli altri realizzati in città perché va a ricordare una tragedia che è avvenuta nel 2007, anno in cui 7 operai sono morti nell'incendio, nel rogo della fabbrica, il loro posto di lavoro, il luogo dove appunto lavoravano. Questo intervento è stato realizzato sotto richiesta dei colleghi e dei familiari delle vittime, che volevano avere un ricordo anche a monito di quello che era successo nella città di Torino, possibilmente nel luogo più centrale possibile. L'intervento è stato realizzato nel 2008, 6 dicembre, proprio il giorno in cui si avveniva la commemorazione della tragedia, ed è stato realizzato da tutti i writer di Torino che al tempo erano attivi, che si sono uniti per dare alla città un monumento più che un'opera, una semplice opera artistica. Questo intervento è stato realizzato tecnica mista, sia vernice spray che idrocolture, e rappresenta su sfondo rappresentato con uno sfondo nero sul quale sono stati disegnati dei numeri come se fossero i numeri di un orologio digitale, sui quali questi tali numeri rappresentano poi la data e l'ora in cui è avvenuta la tragedia. In mezzo ai numeri abbiamo delle mani bianche che cercano di uscire, alcune di queste mani tengono anche gli strumenti di lavoro. A sinistra della parete abbiamo un estintore che rappresenta, avrebbe dovuto spegnere l'incendio, ma invece la schiuma, come si può vedere, è colma di letti, no, di parole, che però chiaramente non servono per spegnere nessun incendio.